Eccoci in gara, ragazzi. Tutto pronto? Semaforo verde. Stai là, niente, non ce la fanno a non darmi le botte prima di partire. Attenzione, qua sicuramente si uccideranno. Mamma mia, che sorpasso, ragazzi. E qui il pelo sullo stomaco ce l'ho veramente per controllarla. Guarda che bella sta Pagani, Zonda. C'è la reazione in progressione. Vai, spacca tutto. L'attacco all'interno, il Fabbri passa. Adesso c'è la 918 Spider, se non sbaglio, sì. Staccata, se entro però vado ad attaccarlo, quindi bisogna evitare. Proviamo a incrociare e passa il Fabbri. Via, 800 cavalli a terra, ma è sempre qua, guardatelo. Mamma mia, che bella sta macchina, ragazzi, ma restiamo un po' concentrati. Mi sembra che è la 570L questa qua, McLaren. Non vorrei dire cavolate, ragazzi. Eventualmente mi potete lasciare un commento con le correzioni e magari mi cazziate come fa Andrea. Intanto ringrazio Nixos Vincenzo che mi ha passato la beta 0.94 della Custom Force Feedback. Piano. Attacco all'interno e adesso andiamo a prendere la Ferrari. Sì, quella è una la Ferrari bianca. Siamo al secondo giro, abbiamo fatto una partenza non troppo male dopo che abbiamo comunque preso una botta dalla IA. Ragazzi, però vi assicuro che 800 cavalli senza nessun tipo di controllo, non è che uno può accelerare come vuole. Poi quando parte per frenarla, questa tonnellata e due di pura meraviglia. Pagani, ragazzi, mamma mia, senti che suono, guarda. Ma poi la cosa incredibile, non so se sono le cuffie, ma si sente il motore dietro. E questo dà un'immersione ancora più totale. E va forte la Ferrari lì davanti, però, eh. Mi sa che devo allungare le staccate. Mamma mia, ragazzi, che goduria. Oh. Mamma mia, cioè la Ferrari, quel motore lì fa delle partenze, delle ripartenze in uscita di curva. Io non è che posso scaricare tutti sti 800 cavalli. Proviamo a incrociare. Anche qui, ciao bella. Ah, niente, mi deve dare sempre la botta. Vai ragazzi, terzo giro, primi.
Comunque ragazzi, vi tenete solo l'ABS, cavate via tutto quello che è aiuti, andate qua, fate scaldare le gomme e la testate, magari con il force feedback personalizzato di Nyxos, e sentite esattamente quello che succede e vi divertite da matti se vi piacciono questo tipo di auto complicate da guidare. E se poi fate una bella garetta, magari perché no in VR, è stra divertente. Ciao, saluto il pubblico. Qui bisogna essere prudenti, attaccare il cordolo. Attenzione, si parzializza di seconda, troppo lungo il Fabri. Pensare che una volta questi movimenti di testa non potevo farli e mi sentivo male. L'abitudine. Mamma mia, che mostro, ragazzi. Guaira BC, mostro spettacolare. L'interno, ragazzi, è micidiale, fatto molto bene, si ha la sensazione di essere veramente in macchina. Diciamo che le dimensioni, cioè, come spiegarvi? Sì, le dimensioni dell'auto all'interno dell'abitacolo sembrano veri, a differenza di un po' di Raceroom che sembrano dei camion, troppo grossi. Un po' come succede con Assetto Corsa, che è fatto molto molto bene, anche se il dettaglio grafico è un pelino al di sotto di Project Cars 2, ma questo è un altro discorso. Intanto ultimo giro per Fabrizio su questa Pagani Huayra BC sul circuito di Le Mans, circuito Bugatti. Cerchiamo di fare un giro pulito. Intanto quello che sentite sono le crocchette che sicuramente mia moglie sta preparando per i cani. Non importa, fa parte del live. Tanto questo è un canale tra amici e noi. Bellissima quest'auto, ragazzi, veramente bellissima. Io ve la straconsiglio, testatela, fate gare con questa macchina perché è complicata da guidare se togliete tutti gli aiuti, però quando riuscite a domarla, a domare questi 800 cavalli, vi danno soddisfazione, soprattutto quando riuscite a vincere una gara con una IA impostata a un certo livello, fa davvero davvero piacere, è una goduria pazzesca e ve la straconsiglio. E quindi io terminerei il video qui, ragazzi, ringraziandovi ancora una volta per avermi seguito. Non esitate a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a lasciare un commento se vi va e perché no iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. E non esitate a attivare la campanellina per essere avvisati quando pubblico un video, così sarete notificati. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo ancora una volta per avermi seguito, spero che questa serie di prove auto da pelo sullo stomaco vi piaccia. Un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto, ciao!